Chi è Federica? No, Federica è una ragazza molto appassionata che ci mette veramente il cuore in tutto quello che fa. Io sento di avere questa fortuna, di veramente di essere un po' testarda, quasi cocciuta. Quando ho un obiettivo cerco di perseguirlo fino in fondo. Questa passione veramente mi spinge a dare tutta me stessa in quello che faccio. E per passione intendo dire la montagna a 360 gradi, così come quando ho deciso di diventare guida alpina. Per me l'arrampicata è la cosa più naturale che esiste. Avevo provato tantissimi sport, ma veramente tanti, perché poi mi piaceva cambiare. Ma quando ho iniziato ad arrampicare mi sono sentita me stessa. Ho detto, non devo pensare a quello che devo fare, non devo assolutamente stressarmi perché magari penso di non riuscire a fare qualcosa. Invece l'arrampicata più che uno sport l'ho sentito come uno stile di vita. Ho iniziato ad arrampicare e non ho più smesso. È stato proprio un innamoramento, si può dire. Ci sono tanti atleti che stimo, che fanno parte di Salewa. Non sono magari più, diciamo, focalizzati su una disciplina, ma ne fanno tante e mi sento un po' rispecchiare. E poi sono simpatici, quindi secondo me questa cosa è molto importante e non è, diciamo così, scontato essere accolto a braccia aperte. Più che aspettarmi qualcosa da Salewa, mi aspetto qualcosa da me. Grazie a questa nuova collaborazione, agli atleti che ne fanno parte, mi sono sentita apprezzata da qualcuno e questa cosa mi ha dato dell'energia, no? Mi ha fatto capire che è vero, posso fare veramente grandi cose come voglio fare, quindi mi serviva solo qualcuno che credesse in me.